Hello everyone. Sorry, I got a sweet in my mouth. Let's put it there. Hello everyone, welcome back to Martha is Dead. This is part two of this great game that we're playing so far. It's been a couple of days since I played it. I know I said I'd get this out yesterday, but I was too busy yesterday, I had stuff to do. So we're gonna play today and let's just get to it. So we've got the key, we're gonna go outside and get the old rolls from the cameras that we left by the lake when we found our sister, Martha, dead. So the basis of the game is that there's twin sisters, Martha and Julia. Julia was taking photos of the lake, her favourite place to go and take photos. And she found Martha in the lake dead. She'd been drowned. Killed, basically. But given that Martha and Julia's mother didn't really like Julia for some reason, Martha was deaf. So Julia decided to take Martha's identity, so she's now living as her sister. So her parents are none the wiser. But I believe her dad knows. So we'll see how that progresses and develops. It's a pretty dark game, to be fair. Not dark as in light, I mean like in atmosphere. Very dark. Right, so we got a map here. We need to go down to the lake, which is down there, look. Okay, so there's three points of interest, look. The camera's at the lake. So there's three cameras, so we need to get all three. So we need to go right, I believe, because there's some steps down there, look. Okay. Right. So we need to go down here. Down here. It looks great, the game. I said it in the last episode, but the game itself looks fantastic. I'm still waiting for some spooky stuff. There was a mannequin that got me in the last part, but that's pretty much it for in terms of the spookiness. Apart from that, not much else has happened. So let's have a look at our map again. So we need to go down here and then round to the right. Now I remember from the demo that that door there is to the underground of the house. I guess the basement or whatever. I want to see some spooky stuff, man. I want to be creeped out. Because the intro was a bit of a, it was a slow burn. In a good way. It set the pace quite well. But I'm now expecting the spooky stuff to start. Ah, this is nice and creepy. Reminds me of Blair Witch. Io amo la notte. Ma questa notte mi spaventa. I agree. Hang on. Buio mi sembra di sentire tutto il male che ho fatto. A ogni passo si avvicina. Lo sento che mi sfiora, come un brivido. Ho fatto del male a Martha. Più mi avvicino al lago e più ne sono certa. Come potrebbe non essere così? L'ho uccisa per rubare l'amore che tutti provavano per lei e non provavano per me. Come ho potuto fare una cosa simile? Creepy woman by a tree? Ma, have I wronged you in some way? Mate, this is weird. This is weird. Creepy. Hang on, where am I going? Round to the left here. Oh, look. What's this? Oh, a soldier's helmet. I saw this last time in the demo. Let's take a little picture. Oh, no. Stop observing. Yeah, one cool thing is you can collect camera skins. It's kind of cool. Right, adjustments. Out of focus. In focus. Now we want exposure and the aperture to be up. Too dark still? Flash. There we go. Okay. Soldati tedeschi. Il babbo ha ordinato delle ronde vicino casa. Ma come avranno fatto a perdere un elmetto, Dio solo lo sa. Yeah, because when I came down here,
in the demo, there was a bit of a freak accident. Now, I'm not going to say what it was, because that might give too much away. And I did come down here in the demo in the daytime. What's this? Looks very weird. Am I going the right way? Oh, yeah, I am. Just need to keep following this path. Let's do a little run. I can hear someone in the trees. This is creepy. I like the atmosphere they're set. It's pretty cool. Oh, it's an owl. Oh. Yeah, the lake's just around this corner, I believe. From looking at the map. Oh no, maledetta lampada. Per fortuna ho l'accendino con me. Oh no. Oh, shush! Wait, hang on. The lamp's working again. Martha, playing silly buggers, mate. Here we go, right. There we are. Le macchine fotografiche sono qui, da qualche parte. This is the one I took the picture on in the start. That's it, grab your Cambridge. The hell? Ancora due macchine fotografiche. A house on the top of the hill. I've got a new skin. I need to maybe go down this path onto the shore and then follow the shore around instead of going down the paths. So that's the main lake. You saw her in the lake. Floating around there, look. The woman of the lake. Ne manca una soltanto. Oh, I didn't get a skin that time. What's this on here? Red piece of cloth. Oh yeah, right. I got three cameras. Un brandello di tessuto qui nel bosco. Strano. Potrei fotografarlo. Ecco fatto. Le ho prese tutte. I rullini in queste macchine fotografiche mi aiuteranno a capire cosa è successo. È ora di corsa a casa per svilupparli. Alright, in focus. Come sarà finito qui? Mi sembra familiare. A great picture. Lamp's dying, mate. Where am I going now? Back home. Yeah, I need to go back home now. Cause I've got my my cameras. Do you want to take your tripods with you, or are you just going to leave them there? It doesn't really matter. Mate, this is creepy, because it's so dark. Up to the left. I don't know if there's anything else that I can, you know, explore. It's too dark to do so, though. I found the German helmet, which is good. Martha! What happened to your nose? You're so blue! I'm not in control, apart from the mouse. I'm being chased. Space. Nice.
Don't let her catch me! I think this is the right way. I'm hoping this is the right way. I'm tired now. Oh, cripes. Where am I? Oh, shoot. Oh, is this the bit with death? Like, I think you actually meet, like, death. Okay, okay, okay. I stand up. I seem very short. Oh, she looks like a kid now. What? Pregnant. This game is a bit gross, isn't it? Oh man. What do I do? For some reason I'm in the coffin. Oh gosh. What do I do? Oh, nothing. Just had to wait it out. Di nuovo un incubo. Ancora una volta lei nei miei. What's going on down here? Che voglia parlarmi. Ma cosa sto dicendo? Favole che diventano realtà. Eppure sento. No, no. Questi sono i pensieri di una pazza e io non sono pazza. The hell? Oh mio Dio. Cos'è tutto questo sangue? Non ho mai avuto un ciclo simile. Cosa mi sta succedendo? Raggiungerò Marta così presto. Devo lavarmi e fare quello che va fatto. Se sono malata, allora ho poco tempo. Le verità contenute in quei rulli mi attendono. Objective updated. 3 days after Martha's death, 10:30 a.m. Okay, so I can read the new newspaper, okay. Develop the roles of film. Change underwear. Okay. I need to change underwear. Take the bag with cameras and roll of film. Okay, okay. Right, so I need to change my underwear. I have to get clean. I'll wear this one this time. Cosa penso di fare? Oh, okay. Sporcherei i vestiti di sangue. I need to wash and clean first. So I need to go to the bathroom. All right, let's go to the bathroom. Ah, oh, here we are. Okay, get in there. Così va meglio. Ma non capisco tutto quel sangue. Non mi era mai successo. Meglio che nessuno lo sappia. Yeah, you can't stay in bed and rest. You got stuff to do. Okay, you need to hide that as well. Right, let's get changed. Take the bag with the cameras and the roll of film.
Which is, I guess it's the my bag on here. Yeah, because there's cameras in there. Yeah, sure. Right, I got my cameras. Now, I need to go and read the newspaper. It's downstairs on the kitchen table, probably. And then I need to go and develop the film. So I need to go to the newspaper, then film. Potrei alzare la cornetta del telefono e ascoltare la conversazione. I want that. Una pellicola a 25 ISO. Quando c'è il sole a picco è perfetta. And the sun is high in the sky. It's perfect. Generale Eric Kapp. Nuove regole sul coprifuoco e comportamento delle donne. Comando tedesco di San Vincenzo a Torri. Numero di telefono 1185. That's the map of the advance, isn't it? Cool. Okay. What's this here? Oh, come on. There we La go. radio va tenuta sempre accesa di questi tempi. A volte può salvare la vita sapere le cose per tempo. Okay. Oh, look, there's a new area here. Anything out here I can look at? Absolutely sod all, but Mum's doing some painting, look. All right, great. Let's go downstairs. Let's go and read that newspaper. I miss the conversation? Okay. Il comandante superiore delle forze armate germaniche comunica. Primo. Chi si trovi in possesso di armi o esplosivi non denunziati al comando tedesco sarà fucilato. Secondo, chi ospita banditi oppure li protegge e fornisce loro vestiario o armi sarà fucilato. Terzo, se qualcuno è a conoscenza di un raggruppamento di ribelli o anche di un singolo ribelle senza averli segnalati, sarà fucilato. Bit harsh. Lavoratori italiani in Germania. Le norme in vigore per i lavoratori che si impiegheranno volontariamente in Germania permettono di impegnarsi per il periodo massimo di un anno e poi rientrare in Italia. What do you read that one? Sul fronte est divampa la lotta. L'attacco sferrato dai sovietici dopo ore di cannoneggiamento. Alterna vicenda dei combattimenti. Combattimenti in Normandia. Vittorioso contrattacco germanico sulla strada da Perrier a Carentan. Pont-Hébert riconquistato a nord di Saint-Lô. Dure perdite americane sotto l'azione delle bombe volanti. Cool. Okay. What's here? In pieno inverno mi mettevo a dormire accoccolata accanto al fuoco. E la tata si arrabbiava. Vorrei mica diventare un carboncino, Giulia. I used to like snuggling by the fire. It's nice. Il nostro vino viene prodotto proprio qui. Il babbo dice che è straordinario. Io odio il vino, meglio la birra. Questi piatti non sono nostri, li ha lasciati la tata. Me li ricordo bene. What happened to Nanny then? Nanny was quite an important part of their life, from what I gather. All right, so hang on. Where was their phone call then? Una delle tante foto del babbo. Chissà chi sono queste persone. Oh, we got here. Questi fucili da caccia non sono del babbo. Lui non va a caccia. Li deve aver lasciati qui la tata. Yeah, come on, bro. It's been 3 days. She's gonna start stinking soon. Oh, and there's more numbers been added to the thing. Look, the haberdashery, and the German command have been added to the list.
Yeah, bro, she's starting to, like, you know, decompose now, so you're gonna want to get that body out sharpish. Right, let's go and develop these photos then. I didn't get to overhear the phone call, which I'm a bit annoyed about. But never mind. What's that down there? Something I've already seen. It's a tripod. Might need that. Un cavalletto è necessario per fare foto con un lungo tempo di esposizione. Ho trovato quello che mi serve per scattare una foto a infrarossi. Good, excellent. The ability to take infrareds. Can I listen to the convo now? Devo fare attenzione a tenere basso il volume quando ascolto. Non devo farmi notare. Devo ricordare che dovrei essere sorda. So this is the phone thing. Siamo pronti, Giulia? Sì, babbo. Per me possiamo cominciare. Sto già registrando. Oh no, la mia voce sarà terribile. Ma dai, non volevi studiare anche canto? No. Ero piccola e stupida quando dicevo queste cose. Pronti? Vai! Le prove per il concertino della settimana scorsa. Che bello. Non avevo mai sentito la registrazione. La mia voce però è orrenda. Avevo ragione, altro che canto. È arrivato il momento di stampare quei rullini. Non posso aspettare oltre, anche se vorrei poter fermare il tempo. And me, I wish I could stop time. There's not enough hours in the day. Alright, so I've now got to do the develop the photo and develop the roll as a film. Hang on, let me just do something, because some of this music might be copyrighted, you see. Streamer mode on. Yeah, see? Even though the game's like a lot nicer. Non potrei tollerare di aver fatto del male a Marta. Preferirei morire. Accidenti alla mia testa e ai vuoti di memoria. È una tale angoscia non ricordare. È come perdersi dentro se stessi. I guess that one first. Let's get this bit. There we go, right. Perfect. Not much there, is it? Just put in the album anyway. Oh wait, hang on, what we got here? This one looks interesting. Mi sono spogliata e sto per tuffarmi. Sì, corrisponde ai miei ricordi. Undressed and about to dive in. Oh, if it's crucial to the story, it doesn't say scrap. So if it's a rubbish photo, then you can just, I guess, scrap it. Like, there's one. That one looks okay. It's pretty crucial. Qui stavo correndo verso il pontile, proprio come ricordavo. Cool, so let's see what other ones we've got. So I saw one of her carrying her out of the river. Got that one of her running. That's the ribbon on top of the. This is the one I want. Sto portando Marta a riva. Sto cercando di salvarla. I miei ricordi, per quanto confusi, corrispondono alla realtà. Mi sento un po' meglio. Ora posso... Anzi, devo scoprire chi ti ha fatto del male. Mm.
Sono discorsi da pazza. Sì, è vero. Ma cosa c'è di normale in tutto questo? Allora forse bisogna essere pazzi per ottenere qualcosa. Yeah, why was she wearing her sister's dress though? That's what I want to know. Right, so I've done all that. Go to the lake. Okay, right, I need to go to the lake. I'm going to save. Overwrit. Yes. I'm going to turn music back on. Not a 1,000 subscribers on this channel yet, so it doesn't really matter if there's copyright music on there. Alright, let's go to the lake. Yeah, because this game is a lot nicer with the music. That's the thing. Right, let's just go to the lake then. What have we got a generator for? Why is Dad's Nazi box out? La scatola è vuota. Il telegrafo è stato installato nella stalla per tenerlo nascosto. We go the right way? Yeah. Down here. Los, schnappen wir uns diese. This was from the demo. I remember this bit. Being chased by the Germans. They're like the rebel army, I think. The rebels. Che cosa succede qui? Che ci fanno i soldati? I know what happens, but I guess I didn't think you guys do. Ma voglio seguirli e capire cosa sta succedendo. The gunfight in the woods. Bro. Lapo. Oh mio Dio, è Lapo. Amico mio. Cosa ti hanno fatto? Svegliata. Il tuo fazzoletto è la tua fede. Che mi resti almeno questo di te. Svegliata. And Balapo was the guy that she was, I guess, seeing or something. Or good friends with. Cara Giulia, ti stupisci se non penso che tu sia morta. Tutti ti chiamano Marta ora, giusto? Vi conosco troppo bene. Non capisco come facciano gli altri a non riconoscervi. Neppure tua madre e tuo padre. Marta non c'è più. Non riesco a far... Oh yeah, I remember that happening. Brav, you just shot the general's daughter. Hai sparato a una ragazza imbecille. Oh merda. E adesso che facciamo? Guarda cos'ha al collo. È una di loro. Andava fatto. È la figlia di Erich Kappa, idiota. La fidanzata di questo disgraziato. Siamo nella merda. Andiamo via, subito. Ma è ancora viva. Sta morendo. È già morta. Guarda dove l'hai colpita. Corriamo, o siamo morti anche noi. Oh, and the parents are probably going to find the note saying that you're pretending to be Martha. Oh. The secret will be out. Okay, so... Morendo, pensai. Ma stranamente non ebbi paura. Anzi, mi sentivo quasi sollevata. Quando ritornai, mi trovai ancora una volta nel mezzo di un brutto sogno, di cui, in quel momento, non compresi affatto il significato premonitore. Oh, Martha? I'll give you back your destiny? Shoot. Appearance. Could it be appearance? Yeah.
slightly odd. Now, no, now. I pay? No, now I see. With my eyes. Sacrifice to the lake. What the hell's going on in this game? Yeah, this is the bit from the end of the demo. Due sorelle erano destinate a morire. Giulia per prima e pochi giorni dopo Marta. Quando andai a prendere Giulia, trovai due gemelle identiche. Impossibili da distinguere. Mi chiesero che cosa volessi da loro, dal momento che erano così giovani. Giulia deve seguirmi, dissi, ma loro dichiararono entrambe di essere Marta. Spiegai che di lì a poco anche Marta sarebbe morta e quel gioco era inutile. Io avevo molto da fare. C'era la guerra. Ma loro non si diedero per vinte e continuarono a domandare. Possiamo seguirti insieme? No, impossibile. È sicuro che anche Marta morirà? No, nulla è certo in tempo di guerra. E se ti seguisse quella sbagliata? Allora avreste ingannato la morte. Una morirebbe ingiustamente. L'altra rimanderebbe il suo appuntamento per molto tempo. Discussero a lungo, quindi si abbracciarono e una venne verso di me guardandomi con piglio deciso, quasi minaccioso. Immaginai che si trattasse di Marta, che si sacrificava per donare una lunga vita alla sorella. Ma io avrei svelato l'inganno. Nessuno mente mentre guarda in faccia la propria morte. Le chiesi quindi quale fosse stata la loro scelta. Abbiamo sorteggiato lanciando un medaglione, disse tranquilla. Si erano affidati al fato. Che ingenue. Non sapevano che il fato ha sì le sue regole, ma è mio alleato. Non avrebbe mai permesso che mi seguisse la ragazza sbagliata. Il mio lavoro era compiuto. Quel medaglione però aveva inciso su entrambi i lati lo stesso nome, il nome di Marta. Avevo supposto bene, ma loro erano state dannatamente astute e avevano ingannato sia me che il fato. Rimetterò le cose al loro posto in qualche modo, questo è certo, e renderò infine al fato
la sua band. I don't understand what's going on. I'm kind of lost now. I don't know where... I don't even know what's happening. So, death spared Julia then as a result of kind of... a deal made by Martha, I guess. I think. I don't know. I don't know. 4 days after Martha's death. Right, so it's the burial now. Why is that upside down? Like, strange. I guess I just get changed. Get dressed. I go read the newspaper. Dress yourself for the funeral. Find the letter. Find the bag. Oh, yes, because the letter has incriminating information on it, which says that I'm impersonating... Martha. I need to wear black for the funeral, I guess. Vorrei passare qualche momento con mia sorella, io e lei, prima che arrivi la gente per la cerimonia, prima che la portino via. Non c'è la mia borsa, il mio diario, la lettera di Lapo che non ho finito di leggere. Lapo's letter's gone, mate. Which means you're in deep trouble if they find that letter. Come sta mia figlia? Mi dia solo buone notizie, dottore. La prego. È un miracolo che sia viva, Eric. Ma sta bene. A miracle. Got shot by a blooming German soldier and then spared by death because Martha decided to spare me. I guess. Per oggi sono già vestita. I'm already dressed. Il proiettile è passato accanto al cuore ed è uscito dal petto senza toccare i polmoni, la spina dorsale o il cuore. Poteva rimanere paralizzata o morire. Ma sta bene, per fortuna. L'ho visitata a fondo. Non ha perso neppure troppo sangue. Siete stati fortunati, se così si può dire. Fortuna che Irene sia andata a fare una passeggiata nel bosco, altrimenti... Altrimenti si sarebbe... The mom knows. Non so cosa dire. Tutto questo è... È troppo. Morte, sofferenza, nient'altro. Non deve preoccuparsi, Eric. È giovane. Si riprenderà in fretta. Io comunque sarò qui tutto il giorno. La ringrazio, dottore, per tutto. Continuiamo a parlare mentre andiamo a prendere mia moglie al cimitero. Le dispiace? Bruh. La seguo. Just witnessed a murder, mate. Nella chiesetta, Irene vuole che sia tutto perfetto. È il suo modo di non fermarsi a pensare a questa tragedia. È una donna che ha sofferto tanto. Can I get out? Probabilmente. There we are, I can get out now. Right, so the mum went for a walk in the woods and found me, who she thinks is Martha, but really I'm Julia. Ecco la mia borsa. Meno male. Is the letter in there? Speriamo che la lettera di Lapo sia qui. Let's have a look. Letter of Lapo. Cara Giulia, ti stupisci se non penso che tu sia morta. Tutti ti chiamano Marta ora, giusto? Vi conosco troppo bene. Non capisco come facciano gli altri a non riconoscervi. Neppure tua madre e tuo padre. Marta non c'è più. Non riesco a farmene una ragione. Devo rimanere nascosto e non posso correre da te come vorrei. Per stringerti forte e piangere insieme. Nessuna parola. Solo essere vicini. Possiamo incontrarci nella stalla questa notte. Farò di tutto per essere lì attorno a mezzanotte. Non allarmarti. Ma se le cose dovessero mettersi male, ti prego, ricordati questo numero. 6934. Dialogue is too quiet. Ma la lettera? In my opinion. L'avevo in mano quando i soldati sono scappati. Mi ha trovato la mamma. Ma se lei l'avesse letta, lei odia Lapo. E poi adesso saprebbe chi sono. No, no. Probabilmente mi avrebbe lasciata lì a morire. Meglio nessuna figlia che quella sbagliata. Prima di perdere i sensi, devo averla rimessa nella borsa. Non c'è altra spiegazione. È ora la vita della sorella Marta ad essere in pericolo.
Il colpo di arma da fuoco sparatole alle spalle avrebbe potuto ucciderla. Solo grazie a Dio la ragazza è salva. Il movente politico antifascista appare attualmente l'unica ragione dietro a tanta codardia. L'avanzata delle truppe neozelandesi procede lentamente. Dopo la battaglia di Poggi Bonsi del 18, infatti, sono ancora lontani da Tavarnelle e Val di Pesa. La resistenza delle truppe tedesche sul territorio collinare toscano è estenuante per gli invasori. Interesting. Okay. I wanted to listen to that, but she kept going on and on. 19 luglio. Ho recuperato le macchine fotografiche al lago. Mi ero convinta che fossi stata io a fare del male a Marta. Tanto che quando avevo con me i rullini non ancora sviluppati, tornando a casa mi sono trovata in un altro orribile sogno. Non ricordo neppure di essere andata a dormire. Appena sveglio ho stampato le foto che mostrano come i miei ricordi siano corretti. È stato un grande sollievo. Ho deciso che devo tornare al lago, provare ad incontrare la Dama Bianca. Lo so che è un pensiero da pazza, ma non riesco a togliermelo dalla testa. Devo sapere che cosa è successo a Marta. E ogni possibile strada va percorsa, anche la strada della follia. Okay. There's not a previous one on from that, is that? No, that's it. Okay, cool, right. So, we got both the new diary entry. Is there anything in here now? Is it still empty? Yeah, empty. Okay, because we've gone downstairs, read the newspaper, dated 20th of July. And I hope that Mother does not know anything. Because that would be catastrophic, considering the burial list today. Tentato omicidio alla Romola. Dopo l'omicidio di Giulia Cappa, è oggi la sorella gemella a essere vittima di un nuovo tentativo di omicidio. Lo stato di salute della giovane, ritrovata dalle truppe tedesche, non desta preoccupazioni. Il movente politico è sempre più chiaro. Ma non è andata così. È tutto sbagliato. Mi ha trovato la mamma e i soldati tedeschi mi hanno sparato. Meglio tacere, probabilmente. Nessuno crede mai alla verità. Do you think they twisted it to possibly portray the Germans in a better light because they found her when actually that's not true? Ordinanza. Divieto di circolazione delle biciclette. Negli ultimi giorni, ciclisti hanno nuovamente sparato nella pubblica via contro appartenenti delle forze armate italiane e contro civili. I contravventori saranno puniti a termine della legge marziale germanica. Anche a Firenze la guerra incomincia a farsi sentire. I prodotti cominciano a mancare. Il pane basterà ancora per qualche giorno. I prezzi salgono vertiginosamente. La carne si trova a 100-140 lire al chilo. Il gas è stato tolto. Manca il carbone. Battaglia di Toscana. Le operazioni germaniche nella zona di Livorno. Violentissimi combattimenti nelle strade della città. Oh, okay. Anything else I can see or look at? In casa non c'è nessuno. Ma se alzo la cornetta e sto zitta, dall'altra parte parleranno e io potrò capire chi è. This phone. Pronto? Signora? Mi sente? C'è qualcuno? Signor Eric? È la Tata. Con lei posso confidarmi. Tata! Ciao! Sono io! Pronto? Ma... sia benedetto il Signore! Meant to be deaf. Sto sognando o cosa? No, non stai sognando. Sono proprio Giulia. Oh mio Dio, Giulia! Passerottino mio, che gioia! Scusa se... ma ti credevo morta! Ti ho vista morta! È una gioia così grande che... devi spiegarmi, passerotto, cosa sta succedendo. Raccontai alla Tata tutto quello che era successo. Era triste per Marta, ma felice allo stesso momento. Era con me che aveva un rapporto speciale. Gli spiegai che volevo provare a incontrare la Dama Bianca, anche se sapevo che era una sciocchezza. Ma lei non mi trattava mai da sciocca. Anzi, mi spiegò come avrei dovuto fare per incontrarla. Era una cosa complicata. Segnai tutto fedelmente sul mio diario. Chissà, forse lo fece solo per tenermi impegnata mentre decideva cosa fare, chi avvisare.
Non lo saprò mai, perché quello stesso giorno i bombardamenti colpirono la villa e lei morì. Morivano tutti. Avremmo dovuto esserci noi in quella casa e invece... Povera Tata. What? Ciao Tata, ti voglio bene. Ciao, amore mio. Credevo di averti persa. Stai attenta, passerotto. What? Ora so come fare a incontrare la dama. La Tata mi ha spiegato tutto. Devo provare a incontrarla la mattina presto, quando c'è la nebbia, o tutto sarà stato inutile. Effettivamente la leggenda lo diceva. Poi, 1. Devo rievocare la sua perdita mettendola in contatto con il suo amato. Per far questo la Tata dice di cercare la tomba nel bosco, ma ci sono tante tombe. Il babbo dice che le foto IR vedono quello che l'occhio non vede. Magari vedono anche i fantasmi. Niente di strano. Sto cercando di contattarne uno dopo tutto. Che pazzia. 2. Una parte di me deve entrare nel suo mondo. Va bene anche una ciocca di capelli. Mi serviranno le forbici quando sarò lì. 3. Serve un oggetto di collegamento tra il suo mondo e il mio. Non so cosa fare. Qualcosa mi verrà in mente quando meno me lo aspetto, ne sono certa. 4. Per comunicare con lei dovrò usare i miei tarocchi. Incontrerò la dama sull'isola dove venne giustiziato il suo amante. Yeah, because in the demo, we had this little scene which played out, which shows the origin of the lady, the white lady in the lake. So that's interesting. And how her, I guess we'll see it in this game, in this. But it's like the origins of what happened. So her, she got killed by her lover, and then he got hung. Marta è stata portata nella chiesetta per la cerimonia. Voglio salutarla da sola, prima che arrivino tutti. Okay, needs to go to the chapel. Hang on. Can we ring some people? Six. Let's ring the Cabinieri. 6978. Comando dei Carabinieri di San Casciano, mi dica. Salve. Chiamo per avere informazioni sull'andamento delle indagini sull'omicidio di Giulia K. Attenda un momento, prego. Lei chi è, signorina? Sono Irene K, la madre di Giulia K. Signora K, mi scusi, non l'avevo riconosciuta. Purtroppo non ho grandi novità. Stiamo seguendo le tracce di alcuni sospetti, che supponiamo fossero assieme al ragazzo ucciso nel vostro bosco. Pare che stiano organizzando qualcos'altro. Ma suo marito le saprà dare i dettagli di questo meglio di chiunque altro. La ringrazio. Arrivederci. Arrivederci, signora. I want to speak to some more people because this is quite interesting. Should we try? I mean, I can try the doctor, 6593. See what they have to say for themselves, isn't it? There might be some hidden information that we don't know about. Non ora. No, can't ring him. Who's Don Attilio? And the asylum is interesting. Why is there an asylum number on there? Non ho nulla da dire a Don Attilio. Prima di parlare con lui devo capire. Who is Don Attilio? I can't remember. And what's the asylum all about? Because that's pretty weird. Perché dovrei chiamare il manicomio? La mamma c'è stata tanti anni fa ormai. Non saprei cosa. Ah! Oh. Non capisco però perché il numero sia ancora qui. Their mum was in the asylum. Interesting. Town hall. It probably explained earlier, but I didn't catch that if it did explain it. But that's very interesting. Very, very interesting. Cosa potrei chiedere al municipio? Okay, only a couple more guys and then we'll crack on. Haberdashery. I just want to make sure there's nothing I'm missing. Because I'm going to do a story explained on this and I want to get all the information. Haberdashery is like a tailor, isn't it? Sono Maria, con chi parlo? Sono Irene K. Cos'è? Uno scherzo? Conosco bene Irene e lei non è certo Irene. Oh, oh. She found you out, mate. Gosh. How was I supposed to know that they're good friends?
Non ho ragioni per chiamare il comando del babbo. All right, great, let's move on. It's a good job actually that when I spoke to the cabinieri, who I believe it might be the police, I'm not sure, whatever, that I didn't say I was Martha, because they'd probably know that I was deaf. And I'd be like speaking merrily along, and they'd be like, hang on, you're deaf. I've got, pretty smart, you know. Where's the chapel? Outside, isn't it? I just want to see if there's anything down here that I need to look at. That's the mannequin that gave me a small fright. Questo tessuto non mi è nuovo. Eppure non credo di averlo mai visto a casa nostra. There's nothing. Nothing. Okay, upstairs, outside, chapel time. Go and say goodbye to, Martha. I mean, Julia. There, look. There's the chapel. Great. So what was she talking about the bomb? A little bit weird. Oh, great. I mean, dead bird. Ominous sign. Crow. Was it a raven? Oh, by the way, guys, I will be finishing The Beast Inside. Just, you know, bad timing. È morto, poverino. Il suo posto è a fianco di Martha. Yeah, Dying Light 2 came out, and then this came out. So I will be continuing The Beast Inside. Questa è la parte di me che è morta assieme a Martha. Starà bene accanto a lei. Ecco Martha, questo è il mio cuore, portalo con te. Inizio a capire quanto doveva essere dolorosa la tua condizione. Non poter comunicare è sempre più difficile. Ti invidiavo e non vedevo la sofferenza in cui vivevi. Non capivo il tuo coraggio. Mi manchi da morire, Martha. Io non sono degna di vestire i tuoi panni. It must be tough. Poche firme per il mio funerale. Se si fosse saputo che era Martha, ce ne sarebbero state tante di più. Anche questo ti ho tolto. Why does everyone hate Julia so much? I got questions. Why does everyone hate Julia so much? Including the mother. But I know it's because she did something to Martha when she was little. And potentially that's the cause of her hearing loss. But yeah, I'm... And also, why was the mother in the asylum? That's the other thing I want to know. Comune di San Casciano, provincia di Firenze. Certificato di morte. Dal registro degli atti di morte di questo comune, al numero 174, parte 3, serie 12, dell'anno 1944, risulta che il giorno 16 del mese di luglio dell'anno 1944 è morta Giulia. It's just information. No, yeah, so Don Attilio is the guy that's, he's the priest, I guess. Era nata in La Romola, il 26 febbraio del 1923. E Chiara figlia del generale Eric K, nonché di Irene K. Alle esequie provvederà Don Attilio D. E alla sepoltura lo spettabile signor Alberto M. Presso il cimitero della Romola. Numero di telefono 6537. L'ufficiale dello Stato Civile. Generale Galeazzo T. Yes, remember that there was a phone number on Lapo's letter. I need to see that. Hang on, what's the number? Cara Giulia, ti stupisci se penso che tu sia morta. 6934. Let's go and ring 6934. He left a number. Remember this number, 6934. I'm gonna go ring the number. See what it's all about. 6934. And we've also got the cemetery number now. So 6934 first. 6, 9, 3, and then 4.
telefono è squillato. Lapo è morto, quindi. Riposa in pace, compagno. Sì. Lapo è morto. Io sono giù. No, no, non parlare. Non dobbiamo sapere chi sei. Se hai questo numero vuol dire che Lapo vuole che sia tu a completare il suo lavoro. Un cavo telefonico nei pressi della casa di Eric K deve essere tagliato. Uno va alla casa, l'altro sospettiamo sia collegato ad una base segreta, ed è quello che va tagliato. Se dovessi vedere insoliti dispiegamenti di forze tedesche, comunicacelo immediatamente. Non usiamo più il telefono. Questo numero è pericoloso. Procurati un telegrafo. È più sicuro. Spero che tu lo sappia usare. Altrimenti devi inventarti qualcosa. È importante. Frequenza X. Prima del messaggio telegrafa, paese in fiamme, per identificarti. Chiudo. Viva la patria. Viva la liberazione. Oh, gosh, ok. Vuoi sabotare e fare la spia? Non lo so. Mio padre è tedesco. Sarebbe come tradirlo, anche se lui stesso odia questa guerra. Ma là poi quei ragazzi, se posso salvare la vita a qualcuno, forse dovrei. O forse posso parlarne con il babbo. Lui saprebbe consigliarmi. Io di queste cose non ci capisco niente. Ma cosa ti è venuto in mente, Lapo? Oh, shoot, what do I do? What do I do? I didn't realize there was going to be flipping multiple choices. Oh, I don't know what to do. I feel like Julia has a close relationship with her father. So I don't understand why she'd like... That was Lapo's thing, and she doesn't know why Lapo... Oh, you know what? I'm going to tell Dad. Decisi di raccontare tutto a mio padre. Gli volevo bene. Non potevo fare una cosa simile di nascosto. Io non ci capivo niente di queste cose. Avrei agito senza sapere quel che facevo. Mi disse di assecondare le richieste e riferire tutto a lui. Poi aggiunse di non mettermi nei guai, come fanno tutti i padri. I feel like that was the right decision. Per il cavo mi serviranno delle forbici affilate. Quelle da sarta dovrebbero andare bene. Taylor scissors. So, hang on, I need to ring the... Oh, I've got loads of stuff. Hang on. Oh, yeah, hang on. What? I've got the scissors. I picked this up earlier, didn't I? Ahead of the game, mate. Ahead of the game. Reinvoke her loss by putting her in contact with her lover. Yeah, cool. Daddy just said that infrared captures things that the naked eye cannot. So I got the lens in the film for the infrared photos and the tripod, but I need to go down there at midnight when it's foggy. An object that connects her world and mine. I need to find tarot cards and a personal object. But I'm going to first do something that connects her world and mine. Interesting. Right, anyway, let's go down and see if we can find... is there something down here? Nothing. Okay, right, I'm back upstairs then. I need to find the tarot cards. Where do you think they'd be? Upstairs in my room, maybe? Could be. Oh, not in there, maybe. I can use this for telephone as well. Let's ring the cemetery for a sec. See what they say. 6537. Chi è? Sono Irene K. E cosa diavolo vuole da me? Mi scusi se la disturbo. Volevo solo sapere se la trovo più tardi o domani. No, di certo, non mi troverà più. Quindi la può smettere di infastidirmi, brutta bastarda. Oh, gosh, man. Deve essere impazzito. Di certo la mamma non gli permetteva di trattarla così. Roba da matti. Sheer madness! 8. What a rude little man. La tata con me. O forse era Marta. Nessuno se lo ricorda. Cool, so that's Nanny. Come on, my thing's got to be in there. La mamma sarà stata tutta la notte qui con me. Anzi, con Marta. Ha lasciato anche le sue medicine. Ormai senza non può vivere. Yeah, mate. Your mother wasn't there with you. She's with Martha. She hates you. Where's my tarot cards then? I've already read this, haven't I? Generale Eric K. Nuove regole. Yeah, read that. Okay.
Cool. I can't read any. I can't ring anyone else, I don't think. Aha. Now we're cooking. No, it's got a card with Jesus on it. Cara mamma, è difficile, ma devo dirti una cosa. Ho scoperto che Giulia è incinta. Vai al lago domani mattina presto e osservala mentre si fa il bagno. Vedrai che si inizia a notare la pancia. Marta, cosa significa? Io non sono incinta. Tutto è sempre più confuso. Cerco una spiegazione, ma trovo nuove domande. Slightly odd. Found him. Ecco le mie carte. Ci giocavo sempre con la tata. Lei prevedeva il mio futuro e io facevo finta di prevedere il suo. L'avvenire era sempre felice per tutti. Forse lei sapeva leggerle davvero e mi nascondeva la verità. O più probabilmente, queste carte sono solo uno stupido gioco per rassicurarsi e illudersi. Ma illudersi è necessario. Come potremmo vivere altrimenti? If you say so. Ancora Pervitin. A me sembra che non faccia altro che agitarla. That's right, because in the last episode she did mention that her mother was taking some pills. Questi sono i gioielli della mamma. Li indossa tutti i giorni, anche se il babbo dice che è sconveniente e pericoloso in questi periodi ostentare la ricchezza. Lei, come al solito, non vuole sentire ragioni e finiscono per discutere fino a che il babbo non se ne va a giocare alla guerra, come dice lei. Sounds like mum's a bit mental. Shuffle. Divination. What the hell? I don't know what to do. I don't know what I'm doing here. Hang on. Can I... What does that mean? Devo vedere oltre le apparenze. C'è chi mi tradisce e parla male di me. Ma qualcuno saprà darmi i giusti consigli. Only one divination per day. Great. Sempre più armi in giro. Sono tutti spaventati dopo quanto accaduto. What happened? Someone was bombed, wasn't it? I don't know, maybe I'm... C'è un corvo che fa una grande confusione. Try shoot it. The raven. Why does this raven keep on cawing? Strange note. I found this note amongst Mommy's things. It's Martha's handwriting, but it doesn't make any sense. Dear Mother, it's hard but I have something to tell your father. Julia's pregnant. Go to the lake tomorrow morning at 7 and watch where she bathes. You'll see that her name is Grand Martha. Now, Julia thought that was a bit weird because she doesn't think that she's pregnant. But it's probably Lapo's if it is. If she is pregnant. Object that connects her world and mine. Don't know, maybe I need to get into her lockbox. Forse è lo stesso corvo che ha ucciso il passerotto. Yeah, I can see it. It's in the garden. Follow? Don't need to follow it. They're trying to lead me to something. It is leading me somewhere. Oh, it's the same red cloth. È lo stesso vestito di cui ho trovato un brandello nel bosco. E infatti è strappato. Era della mamma. Ma allora... Mothers. Iniziai a sospettare che la mamma potesse essere coinvolta nell'omicidio di Marta. Persa in questi pensieri, passarono le ore e mi dimenticai completamente della cerimonia. Quando me ne resi conto era sera e stavano già portando il feretro verso il cimitero. Non mi aveva mai amata, lo sapevo bene, ma non avrei mai immaginato che
Era stata lei. Non riuscivo a crederci, ma tutto tornava. Al lago lei aveva dato per scontato che io fossi Marta perché era convinta di aver ucciso me. Do you think the mother, thinking that Martha was Julia, killed Martha? Accident. Very interesting. Mother's up to something weird. Maybe it's something to do with her medication and the fact that she was in an asylum. E io sentivo un bisogno irresistibile di suonare. Amavo la musica. Mi misi a suonare senza pensare alle possibili conseguenze. Non mi interessava più. Avevo bisogno di sentirmi viva, di tornare a esistere. Cosa succede qui? Giulia? Sei tu? No, non è possibile. Marta non ha mai suonato. È sorda. Eppure... No. Questa è una pazzia. Dio mio, ma allora Marta... Ho capito tutto. Ora tutte le attenzioni sono per te, giusto? Eri gelosa, vero? Perché lei era una ragazza stupenda. E tu sono una piccola inutile sgualdrina. Come hai fatto a convincerla? Ora ho capito. Ma lei... Lei ha parlato. Io... Non torna. Ma io ti faccio rinchiudere in manicomio, sai? Ora basta. Pagherai per quello che hai fatto, maledetta pazza. Ti tortureranno per farti uscire i mostri che hai nella testa. Vedrai. Le sue parole erano lame affilate. Provai a dirle che non ero stata io. Le feci vedere le foto che mi scagionavano. Ma si infuriò ancora di più, dandomi della pazza. E poi... Poi cominciò a picchiarmi con tutto quello che gli capitava sotto mano. Chiusi gli occhi. E cominciò a farsi spazio in me l'ennesima ombra. Riaffiorarono dei ricordi. Non ricordi di fatti accaduti, quanto piuttosto di sensazioni di quando ero piccola. Erano spaventose, la paura di una bambina. Nonostante tutto, mi incamminai nel bosco al mattino presto per incontrare la Dama Bianca. La sera prima mio padre aveva cercato inutilmente di consolarmi. Parlami, Giulia. Lo sai che ti voglio bene. Voglio solo capire che cosa è successo. Sono contento che tu sia viva, anche se abbiamo perso Marta. Tua madre era sotto shock. Non voleva farti del male. Cool. I got some stuff I need to do. But I'm gonna have to probably do it in the next episode. Yes, next episode. Alright guys, that's it for this one. If you did enjoy this video, make sure to leave a like on it and subscribe to the channel if you're not already, and leave a comment down below what you think about this game so far. I'm really enjoying it. I think the story is really cool. As I said before, the game looks beautiful. I can't wait to see where it's going to go in the next one. But yeah, for now guys, take care, and I'll see you in the next one.